State difendendo la libertà, ha detto Mario Borghezio all'ingresso della nuova sede della Legio Subalpina, una organizzazione di estrema destra. Borgata Lesna in corso alla mano, divisa in due. Da una parte gli anarchici e dall'altra la Legio Subalpina. Forte l'indignazione di alcuni residenti, tra questo Stefano con la moglie Paola. Accanto a lui e al cartello che non ha mai mollato con su scritto no al fascismo. Associazione che non è questa. Per quindi, sono già abusivi. Lo so, però il problema è che se sono ancora qua è perché probabilmente sono abbastanza potenti e forti. No, perché non è ancora stato notificato lo sfratto. Io spero che per carità, voi, ma no, ma poi è vostro dovere, perché vi hanno chiesto di fare questo. Spesa, però da noi facciamo sì, non si facciamo la però siano causa di una spesa così per i cittadini. Però da un mio punto di vista, se permette, cioè, mi trovo invece che essere difeso come cittadino, non solo come cittadino per la proprietà, ma soprattutto ce ne sono lei. I signori qui sono qui almeno credo 3-4 mesi, insomma. Ho saputo tramite internet, perché quando ho saputo che si trattava di questa associazione Legio Subalpina, guardando su internet ho visto esattamente di cosa si trattava, quindi un'associazione neofascista. Anzi, oserei dire anche, visto che mettiamoci ancora, anche nazista, perché se è un'associazione che non riconosce la Shoah, eccetera, eccetera, credo che abbia delle, anche di queste implicazioni. E quindi, niente, abbiamo iniziato a cercare di capire come era possibile in qualche maniera far sì che questa presenza qua non ci fosse più in quartiere. Poi vuol dire relativo, perché se vanno poi da un'altra parte il problema esiste. Abbiamo chiesto alle istituzioni, in particolare quelle antifasciste e anche alla circoscrizione, quindi all'Ampi, al Coldellis, ai vari partiti della circoscrizione, se erano a conoscenza di questa situazione e quali iniziative avrebbero intrapreso per far sì che non ci fosse questa presenza qua. E in realtà dalla circoscrizione non c'è stata nessuna risposta, mentre invece dall'Ampi e ci sono state alcune risposte, in cui tra l'altro il presidio che viene fatto qua a 300 metri da noi è una delle risposte più istituzionali che viene fatta. E noi qui adesso prenderemo delle iniziative, che sarà una petizione da tutti gli abitanti di questo borgo, perché la maggioranza con cui io ho parlato sono tutti abbastanza preoccupati e indignati, no, di questa presenza qua, e quindi faremo una petizione e cercheremo di capire se ci sono dei margini legali. La borgata Lesna, in corso alla mano, era divisa in due. Da una parte, poco distante ai giardini Don Filippo Rinaldi, una cinquantina di anarchici e i rappresentanti dell'Ampi per dire no, no al fascismo, no a questa associazione di destra. Le forze dell'ordine erano occupati a monitorare la situazione, ma a pochi metri di distanza i centri sociali e l'Ampi hanno organizzato un sit-in di protesta. Pronta anche una mobilitazione del quartiere che non li vuole e al più presto firmeranno una petizione.